Ciao mister, ultimo appuntamento della stagione, partita contro il Lecce. Ti chiedo se questa partita, visti appunto gli obiettivi raggiunti dall'Empoli, il Lecce che non può più ambire alla promozione diretta, può in qualche modo essere un vantaggio per lo spettacolo. Se ti aspetti una partita appunto spettacolare da parte di queste due squadre. Sì, probabile, anche perché affrontiamo, credo, la squadra migliore. Non hanno più la possibilità di, come dicevi tu, di giocarsi la promozione diretta, se la giocheranno nei playoff, hanno ancora la possibilità di arrivare ai terzi, quindi credo che verranno qua per cercare di vincere e vedere cosa faranno le altre. Noi vogliamo onorare quello che abbiamo fatto finora, credo che l'abbiamo fatto anche a Salerno, poi il risultato non è stato magari ottimale, però la prestazione è stata molto positiva anche di ragazzi magari che nell'ultimo periodo stavano giocando meno. Io sono soddisfatto della prestazione che ha fatto a Salerno e spero di essere altrettanto soddisfatto, ma sicuramente lo sarò, della partita che faremo domani. Non è una partita che non conta nulla, le partite contano sempre. Di solito si dice che non contano dopo che si sono giocate, quindi conta. E nell'ultimo periodo abbiamo perso due partite e mi piacerebbe pensare che domani non si perda per mantenere l'imbattibilità in casa. Per finire come meritiamo, come meritano i ragazzi, ecco. Mister, buonasera. Ti aspettavi un'involuzione così da parte del Lecce nelle ultime partite? Ma più che Lecce, forse non mi aspettavo un'evoluzione nostra così, perché pensare che le ultime due partite contro Salernitana e Lecce ce le saremmo giocate con l'obiettivo già in tasca e il primo posto già garantito. E tanto, credo che ci siano meriti nostri in questo campionato, perché poi tutte le altre hanno lottato fino alla fine e ad oggi anche il secondo posto è in bilico e dipende dai risultati di domani. Poi, se devo parlare del Lecce, come ho detto, per me il Lecce è una delle squadre, uno degli organici più importanti, forse il più importante, un allenatore bravo, che stimo. Probabilmente hanno pagato un po' lo scotto iniziale, perché soprattutto all'inizio non sono partiti bene. È normale che poi magari dovendo recuperare una sconfitta alla fine magari compromette un po' il percorso che stai facendo, però Lecce in giorno di ritorno ha fatto benissimo. Ora uno si ricorda le ultime partite, magari i risultati non sono stati altrettanto positivi rispetto a quelli precedenti, però credo che se si debba parlare del cammino del Lecce, forse all'inizio che è stato un pochino magari particolare, perché poi dopo il Lecce ha fatto il nostro stesso campionato, ecco. A questo punto, quando manca una partita sola alla fine della stagione, come si motiva la squadra, come si motivano i giocatori e se è facile appunto farli rimanere sul pezzo visto appunto il raggiungimento dell'obiettivo? Beh, come si motivano? Cercando di non spegnersi mai. Ci siamo riusciti fino ad oggi, poi ripeto, mi sarebbe piaciuto venire qua a parlare con prestazione e risultato positivo precedente contro la Salernitana. Così non è stato, però noi guardiamo la prestazione, è stata molto positiva. È normale che qualcuno che ha tirato tanto possa essere un pochino stanco mentalmente, perché poi di quello si parla, perché realmente fisicamente ancora ne hanno, però la testa ora fa la differenza e noi abbiamo raggiunto già un obiettivo che forse non pensavamo neanche di raggiungere all'inizio e sta a me fare delle scelte in funzione di chi ancora vuole ottenere il massimo del bottino domani e così farò, ecco. L'Empoli ha vinto il campionato, il Lecce è sicuramente una delle formazioni più forti e più attrezzate di questo torneo. Io ho in mente però la partita del girone d'andata, 2-0, 2-2, è una delle partite più spettacolari secondo me di questo campionato. È d'accordo con me? Sì, avevamo fatto molto bene, benissimo per 70 minuti. Poi negli ultimi 20 è venuto fuori Lecce, noi abbiamo pensato magari di poter cercare di gestire un po' la partita e alla fine sì, è venuta fuori una partita spettacolare, un 2-2 dove credo che noi meritassimo anche di più, però alla fine per quello che ha messo dentro il Lecce alla fine poi è anche meritato, insomma, però questo motivo in più per trovare una spinta ulteriore per la partita di domani, perché vorremmo anche riscattare, non dico il risultato dell'andata, ma il risultato finale sì, considerando l'andamento, ecco, della partita e la prestazione che avevamo fatto. Poi dall'altra parte abbiamo una squadra che probabilmente ha obiettivi, ad oggi
il loro obiettivo lo stanno ancora perseguendo, quindi a livello di obiettivo forse qualcosina hanno ancora da ottenere loro sul campo e dovremo sopperire a questo con la qualità che abbiamo sempre dimostrato, con l'intensità che abbiamo sempre dimostrato e poi ripeto c'è un'imbattibilità casalinga da cercare di mantenere, non sarà facile perché ci ritroviamo a giocare con la squadra, una delle squadre più forti del campionato all'ultima in casa, però ci proveremo perché non sarebbe poco, ecco. Senti, è stato un campionato lungo, stancante, però sotto sotto ti dispiace un po' che la stagione finisca, no? Perché questa stagione è stata per certi versi magica, no? Quindi magari ci sarà anche la voglia, no, di misurarsi con la prossima stagione, ma un po' hai questa malinconia, tra virgolette. Sì, è quando le cose vanno bene, quando vedi partecipazione da parte di tutti, parlo dei ragazzi, sapere che finisce un campionato è un dispiacere, ma onestamente da un certo punto di vista anche aver giocato a Salerno, avendo già l'obiettivo magari consolidato, non dico che era un dispiacere, no, perché era una felicità, però arrivare alla fine che ti devi giocare è tanta roba, poi noi ci siamo arrivati prima al nostro obiettivo e quindi sì, un po' di rammarico, non rammarico, però sì, dispiacere che tutto finisca, c'è, però è così, nel senso, quando finirà poi si penserà al futuro, ora manca ancora una partita, siamo focalizzati su quella e per finire bene il campionato e poi si penserà al futuro, fermo restando che ad oggi non è che pensiamo tanto lontano, ora pensiamo alla partita di domani. La difficoltà più grossa, mi pare di capire, potrebbe essere quella del trovare gli stimoli da parte dell'Empoli. Io provo a darne qualcuno. L'Empoli ha vinto, è campione d'inverno perché nel girone di andata è quella che ha fatto più punti. Nel girone di ritorno, se domani batte il Lecce, è la squadra che ha fatto più punti del girone di ritorno e soprattutto se vince è la squadra che ha fatto più punti in casa del campionato. Altri obiettivi, vedi, anch'io ho provato a metterne dentro qualcuno e questi mi mancavano, nel senso, la classifica del girone di ritorno l'abbiamo sempre guardata, poi non nascondo che dopo la partita di Cosenza l'abbiamo leggermente trascurata perché dovevamo, insomma, c'è stato poco tempo, no, tra una partita e l'altra e è normale che si sia comunque anche un pochino magari festeggiato, però sono dei begli obiettivi perché poi dopo c'è il triplice fischio, in questo caso per noi il fischio finale del campionato e quello che ci si ricorda la gente è come finisce, fermo restando che finirà bene, finirà benissimo perché domani sappiamo già che saremo primi, pur dovendo giocare ancora una partita. Però quello che dicevi tu sono obiettivi importanti che mai forse avremmo pensato se riuscissimo ad essere la squadra che fa più punti in casa, la squadra che non perde mai in casa, la squadra che fa più punti sia all'andata che al ritorno. Sarebbe tantissimo, però ce la dobbiamo sudare sul campo e non sarà facile. Tra l'altro l'Empoli vincendo domani faremo un po' una sorta di unplane con la squadra femminile, la squadra primavera. Ti chiedo quanto è importante appunto avere un Empoli su tutti i fronti così vincente e ti chiedo in particolar modo sulla primavera se l'hai seguito ultimamente e cosa, diciamo, hai tratto da questa squadra. Ma parto dalla fine, la primavera l'ho sempre seguita per volontà e un dovere, la prima squadra deve seguire i ragazzi che fanno parte della primavera, dovrebbe seguire tutto il settore giovanile, poi delle volte non si ha la possibilità, il tempo, poi quest'anno il settore giovanile l'hanno bloccato tranne la primavera e li conosco, stanno facendo molto bene, se lo meritano, sono bravi, il mister è bravo. Lo staff è preparato e i giocatori sono bravi, tanti di loro sono venuti con noi qualche volta a fare qualche allenamento e alcuni praticamente sono in prima squadra, non ci sono nell'ultimo periodo perché dovendo giocare tante partite a primavera, dovendo giocare tante noi, abbiamo fatto una scelta, io e il direttore insieme al settore alla primavera, di farli allenare con loro, mi riferisco a Baldanzi e Daslani, si stavano allenando sempre con noi, poi prima si è allenato Belardinelli tanto con noi, quindi sono ragazzi bravi, li seguo, tifo per loro, fermo restando che la parte più trainante di una società è la prima squadra, è normale che se la prima squadra va bene è linfa per tutti, ossigeno per tutti, e meglio ancora se ad andare bene sono anche le ladies, se c'è la primavera che va così bene
Questo fa ancora più piacere, nel senso, anche perché noi finiamo, loro dovranno ancora finire e speriamo che anche loro finiscano nel miglior dei modi.